Presidente, Presidente, una battuta. Va bene. Buonasera, buonasera Presidente. Partiamo... State bene? Bene, grazie, dai, tutto bene. Allora, partiamo dalle note magari positive. Il vostro primo ritorno in Serie A a 5 anni dall'ultima volta, era il 9 aprile 2017. Che emozione è stata inizialmente? Non è un ritorno, è la prima volta che ci andiamo. In 110 anni il Monza non è mai stato in Serie A. Abbiamo cercato di rinforzare la squadra, qualcosa di buono è venuto fuori, anche stasera ho visto delle cose buone in campo, anche dei nuovi. Presidente, i suoi avversari politici dicono che lei vuol tornare, vuole andare al Quirinale, come risponde a queste cose? Assolutamente fuori dalla mia testa. Ho risposto a un'intervista per Libero, credo di aver detto che non posso pretendere niente altro dalla vita, che sono soddisfatto. Guardate che bella signora che ho. Come presidente del club calcistico sono ancora il presidente che ha vinto di più nel mondo del calcio. E questo è una medaglia che nessuno finora mi ha tolto. Cambierebbe la salvezza del Monza con una mezza delusione politica, no? No, no, no. Sono due cose diverse. Il calcio è il calcio, la politica sono due cose imparagonabili, inconfrontabili. È sempre convinto che se dovesse passare il presidenzialismo Mattarella dovrebbe dimettersi? Ma non ho detto questo io. Io ho detto che c'è un cambio costituzionale per cui il presidente del Consiglio eletto dai cittadini e anche il capo del governo e che cambia tutto il governo, che cambia probabilmente anche il Parlamento, ci saranno delle norme transitorie che dicono questa cosa la si fa oggi, domani, dopo, probabilmente alla fine di questa legislatura. Ma io ho sempre avuto un ottimo rapporto con Mattarella, di stima in privato e in pubblico, e hanno tutti frainteso queste parole e questo mi ha indignato abbastanza, perché non è possibile fare da parte della sinistra una campagna di solo scontri che mi appare abbastanza surreale, calunniando, attaccando, mentendo. Credo che non sia una bella cosa. Avremo bisogno di una vera democrazia dove avere due parti in campo che si confrontano tirando fuori le loro proposte per il paese, cioè i contenuti della loro azione futura ove vincessero. È quello che ho fatto io fino adesso e che continuerò a fare. Oggi ho letto il programma che hanno discusso in direzione il PD, mi ha impressionato, ci sono pochissime cose buone, vediamo gli italiani come lo giudicheranno e come giudicheranno il mio. Anche perché è un momento molto delicato per il paese anche dal punto di vista economico, da qua alle prossime settimane, sì, ai prossimi anni. Anche con la flat tax noi porteremo le tasse a un livello corretto, cioè se lo Stato ti chiede il 25% di quello che guadagni va bene, se ti chiede il 50% ti sembra più un furto che altro, se ti chiede come ad alcuni professionisti artigiani il 60 o addirittura il 2% ti sembra una rapina. Quindi una flat tax al 23% dovrebbe avere come effetto non solo di rilanciare lo sviluppo, ma di far emergere tutto il PIL sommerso. Perché? Perché tutti quelli che adesso tengono una parte importante del PIL italiano sommerso, sentendosi chiedere dallo Stato il 23%, la pagano di sicuro. E quindi poi ci sarà nella legge si aumentano i giorni di prigione per chi evade e quindi praticamente evasione e delusione spariscono. Con quale risultato? Io e Antonio Martino nel 94 siamo andati a vedere un mare di stati, il risultato è di un ingresso maggiore nelle casse dello Stato del 30% addirittura. E hanno questi paesi imposte più basse, la Georgia al 20%, la Romania e la Bulgaria al 16%, la Russia e l'Ucraina il 13%, l'Albania addirittura solo il 10%. Matteo Salvini ha detto il 15%, speriamo di poter nel tempo, una volta applicato al 23%, con degli effetti molto positivi, ridurre anche il 23%, portarlo di giù. E quindi questa è una speranza che io coltivo. Presidente, dovesse dare dei ruoli calcistici a giocatori, a lei, Meloni e Salvini, come, che no, ruoli darebbe? Il calcio è una cosa, la politica è un'altra. Il calcio, se lo ricordi, è una cosa seria.
Ma lei si è divertito. Lei si è divertito stasera. Io non ho detto niente. Questa sera è la prima partita, non ci siamo nemmeno comportati male. Il risultato finale del 2-1 col Torino del mio amico Cairo non è un risultato squalificante o negativo. Va bene, abbiamo iniziato il campionato, combatteremo per restare in Serie A. Va bene, signori, buon lavoro. Vi faccio tantissimi auguri, complimenti che sei elegantissimo in mezzo ai barboni che siamo noi.